Salve a tutti, questo è un video tutorial che parlerà della conversione dei vari formati video. In che senso? Io posso avere un video tirato fuori da YouTube che è in FLV e volerlo leggere magari su una vecchia televisione che non legge gli FLV ma legge solo gli MPEG 4, o una ancora più vecchia che legge gli MPEG, o averla in formato AVI o qualche altro formato. Addirittura posso estrapolare solo l'audio e avere un MP3. Adesso mi apro una cartella e ho un file di prova apposta fatto. Allora, questo file dura veramente poco, 20 secondi, e occupa 1,4 MB. Adesso mi apro il programma che vi spiegherò, che si chiama WinFF. Lo si può trovare in tutte le distribuzioni Ubuntu derivate e basta andare sul terminale, digitare sudo apt-install WinFF e lo installate. Adesso prendo il file e lo trascino nel programma. La cosa più interessante è che metterò USA cartella sorgente in modo che il programma salvi il file convertito nella stessa cartella. Adesso qua ci sono molte impostazioni, usiamo la stessa per curiosità, cioè MPEG 4. Voi direte: ma salverà sopra? No, salverà con un nome un po' diverso, cioè davanti ci mette una O di Otranto e un underscore. Vediamo. Quando vi esce fuori questo messaggio seleziona profilo, significa che nella sezione predefinito e vuoto dovete scrivere qualcosa. Scelgo un formato, faccio converti. Infatti adesso qui c'è il file con il nome e si apre un terminale dove fa vedere cosa sta facendo e ha già finito l'invio e ha creato il mio file. Allora, questo originale era 1,4 MB, questo che ho convertito 1,7 MB. Attenzione, allora vuol dire che non tutti i tipi di formati che sceglierete saranno riduttivi come qualità di spazio nel disco. Però non vuol dire che se questo 1,7 MB che è più grande si veda meglio, perché la qualità della registrazione non si può migliorare. Adesso vediamoci il nostro video, è uguale praticamente. La cosa più interessante può essere in formati molto vecchi e andiamo a mettere DVD, e si può mettere DVD HQ widescreen, farò converti. E in questo caso verrà creato un file di formato MPEG. Allora, il formato MPEG è un formato molto dispersivo, molto vecchio. Infatti adesso andiamo a vedere il nostro file, pesa addirittura 8,3 MB. Il nostro video è sempre in 16 noni, ma la risoluzione è quella consentita per un DVD, quindi i vostri televisori vecchi riusciranno a leggere questo file molto facilmente. Questo è tutto quello che si può fare per la conversione del video. Invece, se invece di scegliere video metto audio, posso prendere il mio file e convertirlo, per esempio, in MP3. Faccio converti, sempre nella stessa cartella verrà creato un file solo audio. Quindi è già finito perché l'estrapolazione dell'audio è molto veloce. Ed è esattamente lo stesso audio. Poi posso fare anche conversione in altri formati audio, tipo WAV per un CD, VMA o altre cose. Per l'utilizzo base di WinFF è tutto. Ci vediamo al prossimo tutorial.